Benvenuti in un nuovo video. Come partirà questo sarà il video? Perché in ogni mio video cade qualcosa? Perché? Comunque, stavo dicendo, come ben avete letto dal titolo, questo era il video dei prodotti finiti. Fatemi sapere se vi piace questa location, se vi piace il mio amico Winnie the Pooh, che oggi sarà il primo a vedere questo video, quindi mi dispiace tutti coloro che guarderanno questo video, avete fatto i secondi, mi dispiace, lui è il primo. Iniziamo subito perché i prodotti questo mese sono tantissimi, cioè voi forse non avete idea, ma è pieno fino a sopra, quindi io direi di iniziare subito con il pacco che cade da terra. Se volevi essere il primo, bastava dirlo, è inutile che cadi e poi ti devo rialzare. Allora, ho finito questa confezione, l'ho comprata al Lidl ed è Bran Sticks, ad alto contenuto di fibre. Ed è questo qua, 500 grammi, sono queste. Sono tipo dei tipo dei stick, tipo serpenti, così ho. Comunque io mi sono trovata bene, vi ho fatto vedere nello svuoto la spesa Lidl che l'avevo presi e mi sono trovata davvero bene, forse hanno troppo fibre, quindi bisogna regolarsi con la porzione, però non è male, mi è piaciuto, quindi questo qui è promossissimo. Poi, questi, Dio, la droga, cioè raga, la droga. Questi sono i cornflakes, fiocchi di mais tostati con 7 vitamine e ferro. Questi qui invece li ho acquistati all'Auchan, eccoli qui, oh. Questi, non mi dilungo in chiacchiere, sono semplicissimi cereali, ma mi piace davvero tantissimo, mi sono piaciuti tantissimo questo qua, quindi ve li consiglio. Questi con abbinati a questa bevanda di soia alla vaniglia dell'Eurospin ed è una combinazione perfetta. Questo qua bevanda di soia alla vaniglia 100% vegetale ed è da un litro, quindi questo mese ho provato tantissimi prodotti. Questo qua già lo conoscevo, ho provato anche la versione a cacao, ma quella a cacao non mi fa impazzire, infatti l'ho acquistata solo 2 volte, non la riacquisterò. Però questa qua alla vaniglia, adesso che ho scoperto questa combinazione anche freddo o caldo con il caffè, in qualsiasi modo, mi piace davvero tanto, quindi questo approvatissimo, ve lo consiglio. Quindi se avete l'Eurospin vicino, andatelo subito ad acquistare, provatelo e fatemi sapere, perché io mi trovo davvero bene. L'alterno, non è che uso solo questo latte, uso anche il latte normale, e però ogni tanto mi piace quel gusto un po' più e quindi lo utilizzo con il cornflakes, una droga, non vi dico con il porridge, cioè adoro. Allora iniziamo con questo biscotto Pov, questo qui, ho. Per chi segue tutti i miei prodotti finiti, sa che se non mi sbaglio nel mese di settembre o ottobre ho provato quell'altro lì, quella cioccolato bianco e vaniglia. Questo qua è cioccolato fondente e ve lo straconsiglio. Come sempre vi lascio soprattutto le barrette, i valori nutrizionali, quindi non mi perdo in chiacchiere adesso, vi lascio le foto del prodotto, i valori nutrizionali e se mi è piaciuto o no, perché di solito lo scrivo sempre nella descrizione, quindi però quello che mi ricordo ve lo dico, questo mi è piaciuto tantissimo. Poi ho finito la cioccolata. Allora, questo qui è cioccolato fondente 90% della Lind. Questo qui, io non acquisterò più 85 perché ormai mi sono abituata al 90. Cioè, io che odiavo il cioccolato fondente, lo odiavo a morte, adesso è diventato il mio amico di vita. Io non ti lascerò mai, amore mio. Ed è quindi 90%, non mi soffermo. Top, adoro. Poi, madonna mia, che schifo. Che schifo. Questa qui, Optoline Whey. Questa qui l'ho acquistata sul sito della Prozis. Volevo provare una cosa diversa. Già sapevo che mi faceva schifo. Tu dici, perché l'hai comprata? Perché così io provo, anche se fa schifo, poi ve la recensisco. È cioccolato e menta e fa cagare, ma proprio letteralmente, quindi no.
No, grazie. Poi questa qui, ho terminato la diet high, fibra, alto contenuto di fibre, a basso contenuto di zucchero. Questa qui è banana muffin. Devo dire la verità, a me questa qui non mi piace, cioè, nio. Tutte le altre è schifo, l'avete visto nelle mie vecchie video, non mi sono piaciute. Questa nio, cioè tipo un 40% di 2 su 100. Ha troppo, quando la mangiate pensate che è talmente che, come si dice, l'odore forte, mi stavo affogando, cioè solo con l'odore, quindi vi lascio immaginare, è troppo forte, è troppo... Questa qui era un po' troppo chimica. Si sapeva di banana, cosa, però era un po' troppo chimica. Infatti sapete che queste qua non le riacquisterò. L'unica che riacquisterò, che veramente mi è piaciuta, poi vi lascio le foto perché mi sbaglio, questa dei miei propri pezzi di cioccolato, è questa qua, infatti... Se visto che seguo molte ragazze e ragazzi che acquistano da Prozis, anche un'altra ragazza, l'unica barretta che gli era piaciuta era questa qui. Sto parlando, ed è questa, della Double Chocolate. Questa qui mi è piaciuta davvero tantissimo. Quindi questa è l'unica diet che vi consiglio. Questa è quella a biscotto. Poi quest'altra, se mi sbaglio, manco mi è piaciuta, no, perché cioè, proprio il gusto non è solo per colpa della diet, per la formulazione della diet, ma anche quella zero snack di Prozis, cioccolato bianco e lampone, sa proprio di chimico assoluto, cioè quindi è proprio il gusto del cioccolato e lampone insieme che non mi piace proprio perché sa di chimico, quindi no, ed è questa qui. Poi, scusatemi se nel video io non so se si sentirà perché io tengo la voce molto alta, pure per questo oggi un po' in più perché fuori sta letteralmente diluviando, quindi sta piovendo dalle 2 di stanotte fino a mo' che sono le 6, cioè un altro po' 4-5 ore a piovere, ma niente, non si ferma un po', ho detto io il video lo devo girare lo stesso perché oggi già è un po' tardi. Perché oggi è 27, voi vedete il video il 28, spero di farvelo mettere domani che è mercoledì 28, perché poi venerdì uscirà un nuovo video, quindi e so che sarete molto contente di quel video che dovrà uscire, quindi vi dico solo che ho speso un rene. Comunque, poi ho finito quest'altra barretta Protein Snack. Per chi ricorda i miei vecchi video, forse uno dei primi, perché questa qui la provai in estate, io provai il gusto cioccolato e arachidi, una cosa del genere, ed era buonissimo. Invece adesso ho provato questa qui, della X-Core, a gusto vaniglia, e devo dire che se mi sbaglio pure questa mi è piaciuta, ma come sempre vi lascio le foto, però se mi sbaglio mi è piaciuta. Quindi io sulle barrette non mi dilungo perché voi già sapete che vedete tutto. Poi ho terminato questo pacco di pasta. Fusilli biologici. Allora, partendo dal presupposto che questa pasta qui l'ho acquistata tantissimo tempo fa, però di solito io l'alterno a pasta integrale, a pasta USP. Prendo questa qui perché non è perché è biologica, perché pure la pasta, cioè mi posso mangiare la pasta male, non c'è problema. Però la prendo perché proprio mi piace, perché i fusilli sono buoni, sono proprio buoni e quindi mi piace, la prendo. E sono dell'Amo Essere Biologico Tremolino, fusillo biologico, pasta di semola di grano duro. Sincera, se la trovate prendetela perché a me è piaciuta, quindi ve la consiglio. Quindi ora alterno, oppure di solito faccio dopo l'allenamento, non mangio pasta integrale, mangio questa qui, per una fonte un po' più... Poi ho finito questa farina d'avena Oatmeal più Whey Protein Bonbon. Eccola qui. Allora, questa farina qui c'è un po', è da 400 grammi, c'è un po' amore e odio. Allora, nel pancake io faccio il big pancake che di solito lo porto con me, però questa farina è come se rimane troppo, come se non si cuoce tanto, non lo so. Mi dà da questa impressione un paio di volte, è come se dentro rimane un po' umido, troppo umido per i miei gusti, sembra bagnaticcio, quindi
Ho fatto, vabbè, forse ho sbagliato qualcosa, vabbè, provata la seconda volta un'altra volta. Quindi io mo non lo so. Però l'ho provata anche per fare il porridge. Ho mischiato 50 grammi di fiocchi di avena e tipo 20 grammi di questa qui, e devo dire che mi è piaciuto. Quindi è un po' un amore e odio. Per una cosa non mi piace e per l'altra mi piace. Quindi questa qui io ne tengo altre. Però tipo Nutri Choc, il gusto Nutri Choc non mi è successo. Con gusto bonbon questo qua sì. Quindi adesso proverò sinceramente, anche quando farò il porridge, giusto per dare quel gusto in più, quando non uso il latte alla vaniglia, uso l'acqua, per dare quel gusto in più, però mi è piaciuto. Mi piacciono le farine di Prodis. Quindi, Prodis, sì, amore mio, quindi. Prodis è il mio primo fidanzato insieme alla palestra, non so se si è capito. Vabbè, io penso che questi video alle 6:53 di mattina non si devono fare. Perché io inizio a sclerare, poi tutta la giornata, povero chi sta con me, che mi deve sopportare. Colpa vostra, sempre. Poi ho provato questa qui, oh. Questa se non mi sbaglio l'abbiamo provata, no, non l'abbiamo provata insieme questa, no, no, no. Zero bar, questa qua gusto brownie, non mi è piaciuta, questa me la ricordo perché tenevo un'aspettativa altissima, sto parlando di lei, un'aspettativa altissima, ma non mi è piaciuta proprio. Poi ho finito Verso Natura Conad, farro soffiato biologico. Eccolo qui. Se vi trovate al Conad non costa tantissimo. Io di solito lo prendo in offerta tipo o a 1 euro o a 90 centesimi. E sono 100 grammi. Sinceramente mi piace. E infatti io non sto andando al Conad perché è un po' distante da me da casa. Non tantissimo, però è un pochino più distante. Rispetto al Lidl è più vicino. Però di solito vado all'Eurospin, cioè ce l'ho veramente fuori casa all'Eurospin, quindi mi trovo all'Eurospin, mi trovo bene con i prodotti e vado all'Eurospin. Però questi prodotti un pochino più così, pure i cereali, l'Eurospin e nel coso, perché veramente fanno un po' schifo. Cioè pure, proprio parlando di pure tabella di ingredienti, no proprio, cioè zero. Invece questi qui sì, infatti dovrò fare una scorta. Devo trovare un po' 5 minuti per andare a fare la spesa, perché io veramente la spesa ci metto un sacco di tempo. Povero chi viene con me, ma mamma scusa, mi sono fatta così. Comunque, non mi dilungo in chiacchiere, ma questo video verrà lunghissimo. Quindi questo qua ve lo consiglio. Poi ho finito queste gallette. Fatemi vedere se sta pure qualcun altro. No. Ho finito queste gallette ai 5 cereali della Certossa. Queste qui sono le prime gallette, riformulo. Queste gallette ai cereali, perché mi stavo confondendo con le altre, mi sono piaciute davvero tanto, sono semplici gallette. Queste qui le ho prese al Lidl, quindi appena andrò al Lidl farò scorta. Ed eccolo qui, sì, da questo video si capisce che voglio andare al Lidl. Quindi mamma, se guarderai questo video, portami al Lidl, ti voglio bene. E quindi questa qui. Poi, rimanendo in tema gallettiane, queste gallette bio, ecco quello che stavo dicendo prima, gallette di farro, mi sono piaciute davvero tanto. Non ho quelle là dell'Eurospin da mettervi a confronto, ma quelle dell'Eurospin di farro fanno schifo, cioè a me sinceramente non piacciono. Queste invece sono croccanti e quindi sono croccanti, sempre il stesso marchio, certo, sono croccanti, ma sono buone, sono proprio buone, quindi io vi consiglio queste qua. Infatti quando andrò al Lidl farò scorta di questo qui, perché le altre mi piacciono dell'Eurospin, ma queste qui al farro del marchio Eurospin non mi piacciono. Sta cadendo tutto, ragazzuoli miei, tutto. Oh, mi sono dimenticata di prendere un'altra cosa, vabbè la prendo dopo. Poi ho terminato, vabbè, il multivitaminico, eccolo qui. Io non ve l'ho mai fatto vedere, quindi adesso non lo vedete più, perché già ve l'ho fatto vedere un sacco di volte. Ed è questo qui, poi vabbè, ho finito anche, per posarlo qui, ho finito anche una confezione di omega 3, vitamina C ancora no, quindi la vedrete nel prossimo video. Vabbè, quindi l'omega 3 non ve l'ho inserito, perché come sapete questi non sono i prodotti finiti di un mese, perché se devo fare i prodotti finiti di un mese non ce ne usciamo più, veramente. Se questo viene 25 minuti, un altro po', non ce ne usciamo più. Quindi io inserisco solo un po' le novità che ho provato. È difficile per me ricordarmi tutte le cose che ho provato, ma
ce la faccio. Poi ho finito, io non voglio far cadere niente, ho finito questo sandwich toast. Eccolo qui, oh. Questo qui l'ho acquistato al Lidl e voglio riandare al Lidl perché mi sono trovata davvero bene 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 e quindi devo riandare al Lidl solo per lui. Sta cascando tutto, guardate qua. Quindi poi si è preso anche le cose. Poi, oh mio Dio, questo non ve l'ho mai fatto dire una cosa del genere nel mio video. Ho provato le Zero Milk Chocolate della Prozis. Questo qui sono cioccolato, cioccolato e mandorle. Mamma mia. Vi lascio una foto e una goduria che ho fatto con questo. Spettacolare. Veramente spettacolare. Se fate gli acquisti su Prozis, prendetele, perché mi dispiace, ma una volta che le prendete sarà una dipendenza. Quindi è un po' di spoiler del prossimo video che uscirà, ma comunque no, veramente. Poi non costano anche tanto, se mi sbaglio sui 60 centesimi o sui 70, ma di solito se avete dei coupon, cioè tipo se avete dei punti, di solito le mettono che voi le potete prendere con i punti. Io infatti io così l'ho presa ed è, mamma mia, stupenda sta cosa, è davvero buona. Sta cosetta da 27 grammi è buonissima. Oh, che schifo, ma penso che proprio, li ho provati qua tutti, oppure li ho provati, infatti qualsiasi di questo qua nel mio video vi ho detto che fa schifo. Hotel Brownie, Double Chocolate e gocce di cioccolato. Mamma mia, che schifo, ma fa proprio schifo, orribile. Orribile. Questo qui, vabbè, non mi dilungo perché l'abbiamo provato insieme, perché non l'ha visto l'ultimo try on haul, correte subito a vederlo, subito, dopo questo video però, finite di guardare questo video, non siete cattivi con me. Comunque questa qua l'abbiamo provata insieme, Zero Bar Cookies and Cream. Eccola qui, mi è piaciuta. Stop, punto. Poi, allora, ho terminato. Io di solito quando i gusti che non conosco, infatti perché mi ha visto il mio vecchio video Prozis, sai che ho preso un altro ultimo gusto che mi mancava, quello gocce di cioccolato o biscotto, una cosa del genere. Quindi io prendo a volte prima le mini taglie, poi se mi piace prendo la versione grande. Questa qui è una versione da 35 ml, Oatmeal più Whey Protein Strawberry Cheesecake. Allora, io di questo qui vi lascio la foto di quello che ho fatto. E, no, non mi è piaciuto, sincera. Mi sono rovinata un po' la colazione, però... Però se non era per il topping, perché è chimico. Cioè, secondo me, io, su Prozis, cioè, proprio in generale, secondo me, i gusti tipo fragola, lampone, no, non bisogna prenderli, perché sa proprio di chimico. Infatti questa mi sapeva un po' di chimico, poi era troppo... No, non mi è piaciuta. Quindi questa è bocciatissima. Poi ho finito queste qui, che sono... My Best Veggie Nuggets Vegetali. Questi qua l'abbiamo fatto nell'ultimo video, se non mi sbaglio. Io sto muovendo la sedia. Qui io l'ho provato nell'ultimo video vlog, o il penultimo, non mi ricordo. Questi qui io l'ho presi al Lidl, ma... Non... Cioè, sinceramente, tra questi... E i nuggets, quelli là di Eurospin, preferisco quelli di Eurospin. Questi qui non mi sono piaciuti, cioè non li riacquisterò. A parte che neanche quelli dell'Eurospin, perché sincera, sono arrivata che la sera, comunque dopo una giornata bella pesante, la sera dopo un allenamento, queste cose non le voglio. Preferisco un bel piatto di pasta o un bel piatto di riso, o vabbè, pollo o tacchino o
broccoli, anche se li schifo, ma va bene, accontentiamoci, o zucchine, zucca, quindi queste cose no, non le prediligo, quindi no. Infatti non le sto acquistando più e penso che per il momento non le acquisterò, perché sincera non... no. Poi, ho terminato, cioè io non l'ho capito, forse sono io la sfortunata della situazione, cioè io l'ho dovuto mettere qua, ma voi non capite io quanti tovaglioli di carta ho dovuto buttare perché erano proprio pieni di questo prodotto. Sto parlando delle Yummy Drops di Prozis, però con quella alla vaniglia non mi succede, quindi forse io ce l'avevo difettato perché potevamo essere fortunato, io Giulia potevamo essere fortunata? No. E sto parlando delle Yummy Drops gusto cioccolato. Però devo dire che è vero che perdono, però a me mi è piaciuto davvero tantissimo. Infatti questo io lo userò per il caffè. Infatti l'ho riacquistato, questo è uno spoiler. L'ho riacquistato e questo qui l'ho preso per il caffè perché mi piace il caffè con questo. Invece quella alla vaniglia è più per dolcificare lo yogurt, qualche dolce, più per quello. Per il caffè non mi fa impazzire, invece questo dà quel tocco in più. Quindi mi è piaciuto e ve lo consiglio. L'ultimo prodottino, che anche questo se non mi sbaglio mi è piaciuto, ed era proprio questo, non mi ricordo. Diet Bar Cookies and Cream. Eccola qui, io sincera non mi ricordo. Vado a prendere l'ultimo prodotto che ho finito proprio stamattina. Aspettatemi qui io. Venite tu, fagli compagnia tu, mi raccomando. Sei educato con loro, ok? Vi lascio in buone mani. Venite tu, ti sei comportato bene? Vedrò nel montaggio del video. Spero che intrattenuto bene le ragazze. E ragazzi, non fare il furbetto con me. Eccoci qua con l'ultimo prodotto. Lian Bagel. Madonna, ma perché mi sbaglio a dire? Allora, no, mo sta cosa la devo chiarire. Nei vecchi coso, quei cosi piccolini che si chiamano bagel, li chiamavo in un'altra maniera. Mo questo che non si chiama bagel, li chiamo bagel. Che problema io? Lean Burger Bumps, sesamo, più proteine, meno carboidrati. Sto parlando di loro. Questo qui l'ho utilizzato, semplicemente l'ho tostato, ne sono 4. Comunque devo dire che io mi sono dimenticata di riacquistarlo perché ho preso altre cose, ma nei prossimi ordini questo qui lo metterò subitissimo in carrello perché mi è piaciuto davvero tanto. A volte quando non si sa cosa si deve portare, oppure mi voglio portare un panino a scuola con la fesa di tacchino o la fesa di pollo, mi porto questo e via. Adoro. E nulla, il pacco è vuoto, mettiamoci la carta dentro. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto, altrimenti se non vi è piaciuto, pollice in giù, io sono sincera. Però mi raccomando, pollice in su perché sto registrando alle 7 e 6 di mattina, sono le 7. E quindi fatemi sapere se questa postazione vi piace. Sempre giù nei commenti perché sinceramente guardando dall'anteprima, quindi dallo schermo del telefono, non è male come postazione, quindi fatemi sapere. E poi fatemi sapere anche se volete qualche altra tipologia di video, non lo so. Fatemi sapere sempre tutto, io vi leggo a tutti e rispondo anche subito. Quindi vi faccio un complimento da sola. Cerco sempre in quella giornata di richiudermi un po' di spazio ogni ora per rispondere ai commenti. Mi raccomando, seguitemi su Instagram, sempre se vi fa piacere, vi lascio qui il mio nome. E nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!